L'ultima violenza ieri pomeriggio a Milano nella zona dei Navigli. Una donna è riuscita a scampare ad un tentativo di stupro chiamando aiuto e facendo in modo che i vicini lanciassero l'SOS ai carabinieri, che così hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato. È un giovane di 23 anni, originario del Gambia, che prima si sarebbe introdotto all'interno di un appartamento per rubare e poi, una volta scoperto dalla proprietaria, 43 anni, polacca, avrebbe tentato la violenza strappandole la camicetta e prendendola a pugni. Incensurato, irregolare, ora il giovane è in carcere, mentre la vittima è stata dimessa dall'ospedale con 14 giorni di prognosi per lo shock e le ferite riportate. Il ministro dell'interno Piantedosi, ieri in prefettura, ha annunciato l'invio di 430 uomini in più per rendere le strade di Milano più sicure. Il sindaco Beppe Sala ha chiesto un presidio fisso in stazione centrale per fronteggiare criminalità e degrado. Nessun colpevole invece per l'aggressione a 5 ragazze adolescenti, tutte di età tra i 15 e i 17 anni, molestate da un branco di 30 coetanei nordafricani di ritorno da un rave party che un anno fa le aveva accerchiate mentre viaggiavano in treno da Peschiera del Garda a Milano. Nessuna di loro è stata in grado di riconoscere i sospetti e le telecamere del treno non funzionavano. Indagine archiviata e nulla di fatto. Ai domiciliari invece sono finiti due italiani che lo scorso anno a Montecatini Terme, Pistoia, avrebbero abusato di una ventenne dopo averla indotta a bere filmandola durante sesso di gruppo.